Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sulla fotografia dove si vede uno dei due accusati di omicidio dal carabiniere a Roma, bendato prima dell'interrogatorio dentro la caserma dei carabinieri, appunto a Roma. E lui dice: "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Mario, il carabiniere ucciso. Invito però tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento." Così Giuseppe Conte commenta la foto dell'indagato bendato e aggiunge: "Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anzi configura gli estremi di un reato o forse di due reati", sottolinea, e dice: "È censurabile la diffusione della foto sui social. L'Italia è uno stato di diritto, abbiamo principi e valori consolidati. Evitiamo di cavalcare l'onda delle reazioni emotive, tenuto anche conto che la nostra legislazione in caso di omicidio volontario contempla già l'ergastolo e non consente più sconti di pena." Quindi lui sta ribadendo, visto che alcuni politici hanno detto diamogli la massima pena, lui ribadisce che già per l'omicidio volontario la pena prevista è l'ergastolo e non si contemplano sconti di pena. Sul non si contemplano sconti di pena, io non sarei sicuro che tutti gli inquisiti, indagati e quelli che sono stati verificati i casi abbiano preso per omicidio volontario l'ergastolo. Sinceramente non lo so, ma non sono al 100% sicuro di questo. Sicuramente, come dice Conte, bisogna dividere le due cose. Una cosa è l'indignazione per quello che è successo, per questo omicidio orribile, ingiustificabile del carabiniere a Roma. E l'altra cosa è la fotografia, fanno parte dello stesso contesto, dello stesso fatto, però per quanto possa indignare l'uccisione del carabiniere, la foto bendato del ragazzo non è nel nostro, non è da Stato di diritto come l'Italia, non è da paese evoluto. Quindi lo Stato garantisce anche per il peggiore dei criminali dei diritti minimi inalienabili e questo della fotografia non rispecchia l'ordinamento giuridico italiano, anche se qualche carabiniere ha fatto trapelare che quella è già una prassi che si utilizza, che già si fa. Quindi qui è il caso che è stato fotografato poi da un gruppo privato, passato ai social e pubblicata. Quindi probabilmente il comandante generale dei carabinieri non sa che probabilmente, come dice un carabiniere che ho letto sul Corriere della Sera, già è una prassi, quindi una prassi che il generale dei carabinieri dice: "Per fortuna che abbiamo trovato questa foto, così possiamo prendere dei provvedimenti perché è un fatto gravissimo." Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.